Il gruppo è al completo, non ci sono acciaccati nel jarre di Mr. Romeo, è stata solo precauzionale la sostituzione in coppa di Cordima, pezzo pregiato del mercato estivo. Il centrale farà parte della spedizione che vedrà i gialloblu esordire a Via Grande, una piazza che il mister conosce bene, avendo allenato la squadra del paese etneo per lungo tempo, prima di cambiare aria e ripartire dal suo attuale club. Saranno sicuramente emozionati i più giovani, ai quali il regolamento della Lega Nazionale Dilettanti riserva uno spazio non indifferente. Nicotra ha già potuto fare tanta esperienza lo scorso anno, così come Timpano. Gli altri che competeranno per ricoprire tre delle prime 11 caselline in distinta sono Leotta, Di Mauro e Flori, il primo autore di almeno un paio di assist nella gara d'andata contro il Taormina. Senza dubbio il team avrà ancora bisogno di un po' di rodaggio prima di esprimere appieno il potenziale, ma lo staff non teme l'impegno, riconosce solo il lavoro. Venerdì l'allenatore diramerà la lista dei convocati e darà le ultime indicazioni ai suoi calciatori. Ripassare insieme agli schemi l'approccio con la terra battuta sarà utile e vantaggioso. Sporting e Giarre, dal punto di vista della consistenza del terreno di gioco, versano nelle stesse condizioni e sarà il resto dell'eccellenza a doversi abituare alla polvere e alle particolari sollecitazioni proprie dei terreni più scuri.